Io vedo tanti ragazzi passare e tante persone passare, come diceva il mio compagno Jamil, chiedo di fermarvi a voi un secondo in questo momento, perché è molto importante. Noi oggi vogliamo dare un messaggio chiaro e diretto ai nostri dirigenti politici, innanzitutto, che pongono tutta l'attenzione dell'opinione pubblica sull'emergenza Covid, come è giustissimo fare, su altre tematiche, ma rimangono in silenzio sulla mafia! Ancora! E ancora! E ancora! In silenzio! La politica! Il governo! Tutti! Davanti a queste persone! A cui hanno perso figli, madri, fratelli, sorelle! È il nostro dovere fermarci e distruggere questa mafia! Presente che mai. Il governo sta aprendo a dare permessi premi ai mafiosi, alla possibilità di attenuare l'ergastolo ostativo e chissà un domani eliminarlo. E come diceva prima Aaron e come dicevano i ragazzi, è una richiesta che la mafia ha fatto allo Stato da sempre, e c'era nel papello di Totorrina. E quindi innanzitutto accettare questo significherebbe sputare sulla memoria di Giovanni Falcone, che ha ideato le nostre leggi antimafia, ideate da lui. Accettare questo significherebbe scarcerare i mafiosi senza necessità della loro collaborazione con la giustizia. Ma uno Stato che vuole sapere la verità sui mandanti interni delle stragi e di quegli omicidi eccellenti dove hanno perso sangue i nostri fratelli, i nostri padri e le nostre madri, lavorerebbe per la collaborazione e la giustizia di questi mafiosi affinché dicano la verità, che c'era dietro, il nostro Stato c'era dietro, lo Stato mafia. Noi oggi vogliamo chiedere spiegazioni al presidente Mario Draghi, alla ministra Lamorgese, alla ministra Cartabia. Perché adesso questo grave errore stanno commettendo con questo governo, sputando su tutta la popolazione italiana? È un governo che rimane in silenzio sulla mafia. Ed è la mafia più presente che mai nelle nostre istituzioni. A me non sembra un caso che questo stia accadendo in un governo in cui vediamo ancora una volta protagonista un partito nato dal sangue delle stragi, che è Forza Italia. E io non la voglio vedere più, questo partito nato dal sangue dei nostri giusti, mafioso, all'interno del governo. Io sono giovane, ho 20 anni, e i ragazzi della mia età non ci sono qui, non ci sono. Mi sono trasferito a Palermo perché voglio combattere la mafia, lo voglio combattere con tutte le mie forze, ma questa città di Palermo si deve risvegliare, l'Italia, il mondo si deve risvegliare. Un partito come quello di Forza Italia, che ha come cofondatore Marcello Vellutri, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Marcello Vellutri condannato in primo grado al processo sulla trattativa Stato-mafia. Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, indagato per le stragi del 93 a Firenze. E ha pagato la mafia per tanti anni. È una vergogna. È una vergogna che noi non facciamo niente quando c'è un partito vicino alla mafia nel nostro governo. E siamo tornati indietro quando io ancora non ero nata. E io non le voglio vedere più le stragi. Non le voglio vedere, come non le ho viste, ma tante persone di questa città e della nostra Italia le hanno viste quelle stragi. Io voglio sapere la verità, perché è il mio paese, non quello della mafia, è il mio, è il nostro, dei giovani che si ribellano e che fanno onore a queste persone che mi voglio schivare.
La trattativa non è finita mai, non è finita la trattativa Stato-mafia, non è finita, e noi ragazzi ci lotteremo. Io voglio sapere la verità. Io chiedo a tutti i parenti delle vittime della mafia che in questo momento sono all'interno delle istituzioni di parlare come il presidente Mattarella, che è fratello di Versanti, che l'hanno ucciso, la mafia l'ha ucciso, e io gli chiedo di schierarsi con noi. A loro glielo chiediamo. Questa città è fatta di sangue e di dolore. Io vi vedo sempre a voi. È fatta di sangue e di dolore. E può accadere ancora. E ancora se noi giovani non ci risvegliamo. È una città fatta di sangue e di dolore. Io voglio vedere unita questa città. Io voglio vedere unita l'antimafia. Io voglio vedere unita Palermo, la Sicilia, l'Italia intera, il mondo contro la mafia e contro tutte le ingiustizie sociali. Perché se no, quando gridavano fuori la mafia dallo Stato, in cattedrale, in tutta questa città, ai funerali di Falcone, di Borsellino, quell'impegno civile noi lo costruiremo e lo stiamo già facendo. Fuori la mafia, fuori la mafia dallo Stato, 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 fuori la mafia dallo Stato. E per concludere quindi il nostro appello a tutta la popolazione, a tutti i giovani, grazie che vi siete fermati e rimanete per favore con noi, a questo Stato, e non dimentichiamoci che la mafia è all'interno delle istituzioni, all'interno delle banche, dell'economia mondiale, in cui continua a fatturare, e questo il nostro presidente Draghi lo saprà perché ne sa di economia, ma non dice niente, non dice niente sui traffici illeciti, sui centinaia di migliaia di euro che la mafia fattura ogni anno, la 'ndrangheta e tutte le mafie sono all'interno dell'economia mondiale e la guidano. Noi io ringrazio tutti i parenti delle vittime di mafia e ringrazio tutti voi, ma questa città deve cambiare e sono a Palermo per questo e a War Boys nel suo piccolo, semplicemente unendosi a voi, se ce lo permettete, ce la faremo a cambiarla, lo giuro, la cambieremo, la mafia non ci sarà più, non ci sarà più, grazie.